Nel mare magnum di proteste, lamentele, gente che punta il dito e gente che non si prende le responsabilità della grave crisi idrica, c'è anche qualcuno che si è dato da fare per offrire gratuitamente un aiuto alla città. Sono i volontari della nuova Milizia Cristi. Conoscendo le difficoltà cerchiamo, soprattutto noi che siamo giovani, di metterci a disposizione un po' di tutti, anche di chi non può farlo. Certamente noi come volontari non chiediamo ringraziamenti, non vogliamo che nessuno ci elogi, non vogliamo riconoscimenti di alcun tipo. Siamo in difficoltà anche noi, siamo soltanto qui per offrire un aiuto alla città. L'associazione, con il supporto della Protezione Civile che ha fornito i mezzi e dell'AMAM che ha messo a disposizione l'acqua e la location, presidia da giorni la macchina in busta acqua. In questo momento stiamo distribuendo l'acqua nelle buste e poi stiamo distribuendo ora i faldoni di bottiglie, una famiglia. Tanto abbiamo anche problemi no tecnico, magari la gente si va un pochettino arrabbiare, capiamo anche se siamo tutti un pochettino nervosi per la situazione, e ora ci siamo fatti mandare le confezioni d'acqua già pronte per poterle dare, e cerchiamo di darci da fare al meglio possibile. Non vi scagliate contro di noi, non vi scagliate contro chi come noi fa volontariato. Oltre alle buste da 5 litri, i volontari distribuiscono faldoni di acqua potabile generosamente forniti dalla Nestlé. Dalla Regione Marche, è tutta un'iniziativa che viene coordinata a livello centrale dal governo, quindi ci saranno dei rapporti con le regioni. La regione ha mandato questa macchina e noi siamo stati incaricati come Protezione Civile di Messina di metterle in uso per imbustare l'acqua, si vedono là queste buste, per distribuirle alla popolazione. Quanti litri di acqua contengono? 4 litri e mezzo. Che tipo di acqua è? Acqua potabile. È fornita dall'AMAM. Ma gli sciacalli sono sempre dietro l'angolo. Nei giorni scorsi, infatti, i furbetti del mercato nero hanno provato a rivendere le buste d'acqua al costo di 1 euro, attività che però è stata stroncata sul nascere.